Ben ritrovati, innanzitutto voglio porgere un ringraziamento a tutte le volontarie e i volontari che nelle tantissime feste democratiche che anche in Lombardia si sono organizzate in queste settimane hanno dato un contributo volontario straordinario alla nostra attività e al nostro radicamento. Abbiamo davanti settimane cruciali, impegnative, credo di poter dire che la Lombardia è chiamata ad assolvere fino in fondo ad una funzione cruciale anche per il progetto nazionale, per il lavoro che il PD deve fare per costruire l'alternativa, il cambiamento a livello generale. Ci prepariamo tutti alle primarie, saranno uno strumento formidabile di partecipazione e coinvolgimento. Credo che da questo punto di vista la nostra regione possa segnare davvero il passo, possa dire chiaramente anche all'Italia che il cambiamento parte da qui. Parte da una delle regioni cruciali per il paese. Quindi il PD Lombardo sarà impegnato su questo. Sarà impegnato su questo e ovviamente continuerà un grande lavoro di costruzione dell'alternativa anche a livello regionale. Lo abbiamo fatto nei mesi scorsi, tanto sulle idee, sul programma, quanto sulle relazioni, i rapporti con la nostra terra. Vogliamo continuare a farlo, ovviamente anche nelle prossime settimane. Chiediamo a tutti, iscritti, simpatizzanti, circoli, federazioni provinciali, di aiutarci in questo senso. Il momento non è semplice, però penso che in un momento così delicato deve venire fuori fino in fondo la tenacia, il ruolo, la passione che contraddistingue un partito come il Partito Democratico. Siamo forse l'unica forza politica che può mettere in campo uno sforzo collettivo. Io penso che questo ha un valore straordinario, penso che i cittadini lo possano cogliere anche in un passaggio delicato. Per cui buon lavoro a tutti. Lavoriamo insieme, buona continuazione, ci sentiremo anche nelle prossime settimane.